Buongiorno, sono Colpo Alice, capitano della squadra quarta G Fuga di Cervelli. Innanzitutto, per parlare di Ius Soli è necessario avere presente quelli che sono i concetti cardine che ne stanno alla base, ovvero quello di cittadinanza e di nazione. Quando parliamo di cittadinanza, la definiamo come l'appartenenza di un individuo ad una comunità, ovvero ad uno Stato. Bene, ora io vi chiedo, cosa rispondereste se vi chiedessero perché siete italiani? Sicuramente la risposta non sarebbe legata solamente al rispetto della Costituzione, ma una persona si identifica in una certa nazionalità per valori e tradizioni che vanno oltre diritti e doveri puramente oggettivi. La cittadinanza quindi non è solo il fare parte di uno Stato, ma è una serie di aspetti come la lingua, le tradizioni, un modo di pensare che di fatto delineano il profilo culturale di una nazione e la rendono unica e differente dalle altre. La Costituzione italiana garantisce, secondo l'articolo 4, comma 2 della legge numero 91 del 5 febbraio 1992, che un figlio di genitori italiani acquisisca alla nascita la cittadinanza italiana a sua volta in modo automatico, secondo un diritto che viene detto ius sanguinis. Lo ius sanguinis è un concetto che trova le sue radici nella storia, o meglio nella nostra storia, quella della civiltà romana. È nel diritto romano che per la prima volta troviamo il concetto di cittadinanza come l'appartenenza di un individuo ad un sistema politico e di nazione come un insieme di individui che vivono sullo stesso territorio condividendo delle usanze, delle tradizioni, una lingua e un modo di pensare. D'altra parte è necessario anche ricordare che la Costituzione italiana garantisce anche a figli nati sul nostro territorio di genitori apolidi o ignoti la cittadinanza in modo automatico. Nelle classifiche internazionali del tasso netto di immigrazione l'Italia è davanti a paesi come Spagna, Portogallo, Gran Bretagna e Danimarca. Quindi ciò che ci chiediamo noi è davvero così corretto che uno straniero acquisisca in modo automatico alla nascita nel nostro territorio la cittadinanza italiana anche se figlio di genitori entrambi stranieri? Con questo non vogliamo dire che sia sbagliato dare la cittadinanza agli stranieri, ma questo dovrebbe avvenire secondo un processo graduale e regolato, in modo che impari a riconoscersi dei nostri valori e che si senta parte della nazione. E se la nazione non è nient'altro che l'insieme dei valori e delle tradizioni che accomunano gli appartenenti ad essa. Allora, non tenere conto di questo aspetto non è come svuotarlo del suo significato originale? Solo se l'individuo impara a sentirsi parte della nostra comunità, solo se impara quelli che sono i nostri valori, può sentirsi veramente italiano. E questo non accade se la cittadinanza viene concessa in modo automatico alla sua nascita nel nostro territorio. Grazie.